Nel tardo pomeriggio del 20 settembre, un incendio doloso appiccato in località San Martino ha interessato una vasta area boschiva del Monte Saretto nel territorio di Sarno, sviluppandosi per tutta la notte e la mattinata seguente. Le fiamme, che hanno lambito il centro abitato del comune, hanno indotto le autorità a ordinare l'evacuazione di circa 150 abitanti, le cui case erano esposte a rischio, nonché la chiusura degli istituti scolastici per la giornata seguente. Le indagini immediatamente avviate dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, con il supporto della stazione forestale di Sarno, hanno consentito di focalizzare l'attenzione su 6 giovani, 5 dei quali minorenni già identificati e le cui posizioni sono rispettivamente al vaglio della Procura della Repubblica di Salerno, stiamo parlando del Tribunale per i minorenni, e della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Gli elementi raccolti, derivanti dai rilievi tecnici effettuati sul territorio, sequestro di cose pertinenti al reato e assunzione di informazioni, configurano un quadro indiziario significativo in ordine all'effettivo coinvolgimento del gruppo di giovani nell'origine dell'incendio. Le responsabilità individuali sono tuttora oggetto di verifica al pari del movente da parte delle forze dell'ordine. Il sindaco di Sarno, Canfora, ha chiesto pene esemplari.